Parto da qui, da questa fantastica corsa Spider, in realtà un prototipo, per parlarvi dei 40 anni di corsa con me, Gaetano Cesarano, fantastico. Ciao Gaetano. Ciao Emiliano. Money.it. Esattamente. Tu in realtà hai sempre lavorato nel mondo delle auto, sei qua ovviamente come giornalista delle auto, ma ti uso oggi, ti uso perché sei un grande esperto della storia della corsa. Sì, la corsa Spider, questo che abbiamo davanti a noi, è un prototipo particolarissimo, si conosce dal colore bianco, certo, madreperla, lo vediamo che è tutto molto particolare, monoposto addirittura Emiliano, quindi una davvero una fantastica primizia che si può vedere solo qui nella sede della Opel. Esattamente. Bellissima, perché è una storia che parte nel 1982, quindi è anche un prodotto, andiamo avanti Gaetano, che fuori ci sono tutte, è un prodotto su cui Opel chiaramente ha investito tantissimo, ci ha messo dentro tanta tecnologia e poi è passata anche attraverso diverse ere, perché non è sempre stata fatta solamente dalla Opel, ma soprattutto nell'ultima generazione è un prodotto fondamentalmente realizzato in collaborazione con PSA. Tutto nasce nell'82 con questa corsa, che in realtà questa è un Model Year 1983, qui la vediamo sezionata, così per vedere il motore, per vedere gli interni. Però ci sono elementi molto particolari. È una macchina molto moderna, vero? È molto moderna, comincerei, vedete, dai cerchi che sono particolarissimi, ancora adesso sarebbero attuali. È vero che purtroppo sono tre razze, purtroppo il calettamento è 13 pollici, un po' piccolo per i criteri attuali, però sicuramente 155, 70, 13 davvero 13 piccolini, pollici. Però il design merita, infatti poi è stato riportato su tutti i modelli sportivi della serie, quindi dalla primissima corsa SR, poi successivamente GT e poi anche la corsa GSI del 1988. Era tutto più piccolo, guarda anche la corsa delle sospensioni, la grandezza della molla, cioè era una macchina che era decisamente più leggera rispetto a quella che vediamo oggi, la struttura ci assomiglia perché era sempre un motore trasversale, diciamo che concettualmente era già molto avanti. Esattamente. Come macchina, perché allora ad esempio le Renault 5 avevano il motore longitudinale, quindi avevano una concezione per una city car un pochino più arretrata, invece la corsa era già avantissimo da un punto di vista progettuale e si vede benissimo in questa scocca come il motore venga integrato appunto in posizione trasversale, quindi è anche una soluzione molto moderna e che permetteva di avere molto spazio all'interno. È vero, è molto spaziosa nonostante le dimensioni esterne si vedete compatte, ancora più compatte di quelle che immaginiamo oggi, ma siamo davvero all'inizio degli anni 80, la guerra, la agguerrita concorrenza era tantissima, soprattutto sul mercato interno, ricordiamo che c'era Volkswagen con la rinnovata Polo Derby, ma c'era anche la Ford con la Fiesta che era stata presentata nel 76, 76. Ed era già stata le sa tutte era già diventata auto dell'anno, quindi in realtà la corsa aveva un compito non facile, poi soprattutto la casa, la Opel, non aveva, diciamo, in questo segmento di mercato una giusta considerazione, la vettura più piccola prima della corsa era la Cadette, quindi certo, effettivamente avevamo una tipologia di vetture molto diverse. E ti volevo far vedere una cosa dall'altro lato, se giriamo attorno all'auto, una caratteristica che a me è sempre piaciuta molto della corsa, questa è la prima generazione, il passaruotino allargato, esattamente, il passaruota tamarro, sapevo che ti piaceva moltissimo, e poi in realtà è presente solo sulle versioni hatchback, perché sulle 5 porte e sulle 3 volumi, perché hanno prodotto anche vetture, vero, con bagagliaio, il passaruota era normale, e questa è la dimostrazione che Opel in qualche modo voleva avvicinare un pubblico sia familiare con le versioni dei volumi ma anche molto giovanile, quindi il famoso Chicco Lazzaretti delle ragazze del SC che usava proprio una corsa SR rossa all'inizio della trasmissione. Tra l'altro Luxus non è da confondere con Lexus, ma in realtà questo era un allestimento che era un pochino più certamente però sì, ci assomiglia scherzo, detto questo è una macchina che comunque aveva già ad esempio il tetto apribile, cioè aveva dei contenuti per il segmento molto buoni, sicuramente era veramente avanti, cioè vederla adesso questa macchina sembra una macchina ultra moderna, è vero, solo che in scala ridotta rispetto era proprio forse anche motivo di concorrenza, perché tantissime erano le varianti che loro hanno presentato per cercare di coprire tutti i segmenti del mercato, e quindi come dicevamo dalla familiare, dalla vettura più giovanile, dalla due porte, perché in realtà esisteva anche una corsa TR che qui non abbiamo in mostra, ma erano due porte con il bagagliaio bruttino, insomma quasi da mercato turco, però qualcuno anche in Italia l'hanno venduta. Ascoltami, andiamo fuori Gaeta, che dici? Andiamo a vedere, perché fuori abbiamo la fortuna, siamo alla sede della Opel qui a Rüsselsheim, non riesco mai a dirlo giusto, solo i tedeschi riescono a dire queste cose, là in alto vedete il logo Stellantis, perché giustamente anche questa azienda è entrata a far parte assieme a tutte quelle del gruppo FCA e chiaramente quella del gruppo PSA è entrata a far parte di Stellantis. Come vedete qui abbiamo le nuove Opel Corsa, l'ultima generazione, questa è basata sulla piattaforma EMCP, perché l'altra è MP2, questa è MCP,
che è la CMP con il motore elettrico, quindi 50 kWh di batteria imbulonata sotto, motore trazione anteriore da 100 kW, 340-350 km di autonomia. Esattamente. Giusto? Io in realtà quando sono partito sul display ne vedevo 360, poi dipende chi. Io ne vedevo un po' meno, però effettivamente io dipende 360 poi. Ne vedevo. Quindi dipende sempre chi l'ha guidata prima, evidentemente era il campione mondiale di consumo sulla mia, ma poi ci ho pensato io a abbassare la media venendo qua. Detto questo, eccole qui tutte le Opel Corsa, quelle di precedente generazione, ce le stanno fregando, quindi è meglio che ci muoviamo perché le stanno portando via, Gaetano. Guarda che bellezza, tra l'altro è già sparita la prima. Eh sì, era un modello base, invece davanti a noi abbiamo una GT, quella che ha sostituito di fatto la versione SR, quindi la prima corsa sportiva della storia. Che meraviglia. E subito dopo abbiamo le GSI dell'88, che sono quelle che hanno veramente segnato il passo a livello di meccanica. La GSI spacca, eh. Spacca sicuramente, perché le precedenti erano semplicemente dei 1300 fondamentalmente monoalbero con pochissimi cavalli, 75, che invece cominciamo ad avere una potenza superiore, quindi con 100 cavalli cominciamo a diventare una macchina davvero interessante. Dopo un giretto me lo faccio su questa, però macchinina interessante, sicuramente peso sotto i 1000 kg, iniziava già a camminare, se la giocava con la Renault 5 Turbo, sì, se la giocava con tutte queste, diciamo che con le, come aspirate effettivamente avevano poco da fare, però ha segnato sicuramente un'epoca insieme a tutte le hatchback più sportive. Però macchina straordinaria la GT, guardate che bella anche qui. Ma abbiamo un interno che comunque è davvero sportivo con il tartan di rivestimento. Bellissima, guarda che meraviglia. Tra l'altro era già in soluzione bicolore per quanto riguarda il portellone, mentre per quanto concerne gli interni c'era questo tessuto che ricorda un po' quello anche delle Golf GTI, per intenderci. Esattamente, questo... un classico tartan teutonico, possiamo dire. Esatto, con questo tartan. E poi a tre razze, bella, molto bella. Invece la GSI, come vedete anche qui, appunto bombardona, con il volante a tre razze, con il fondo scala a 6500 giri del contagiri, 200 all'ora, già si iniziava a vedere sul contachilometri. Da notare anche la finitura un po' diversa dei cerchi in lega, che sono sempre quelli a tre razze, ma rispetto alla Luxus che abbiamo visto prima, come vedi sono leggermente più sportivi, perché non hanno la finitura nero opaca all'interno. Sonicchia, eh? Abbastanza, se non è modificata lo scarico, però effettivamente merita. E poi qui andiamo più avanti, perché più avanti. Qua siamo già la corsa negli B anni 90. Dal 93 effettivamente abbiamo comunque la versione che in qualche modo io da neopatentato avevo immaginato di poter comprare. Vedi, lo sapevo che eri appassionato di Opel Corsa, per quello ti ho chiesto. Vedi, macchina anche qui estremamente compatta, diciamo che i concetti che avevamo visto nella precedente generazione vengono esaltati. C'è questa linea molto morbida, un po' in stile Nissan Micra, per intenderci. Era un po', non dico che era la copia della Micra perché non c'entrava niente. In questo caso questa è una versione restyling, non è una delle primissime della Corsa B, vero. Però comunque insomma la linea è sempre quella, è rimasta invariata, i fari anche posteriormente sono rimasti esattamente identici. Tra l'altro Gaetano, è una linea, è un'edizione questa celebrativa, perché celebrava l'arrivo dell'anno 2000, quindi la millennium, la versione millennium, esatto. si può dire così. Possiamo. Andiamo a vedere qui la scheda tecnica, meravigliosa, all'interno di questa macchina c'è. Questa aveva 65 cavalli, a 5600 giri, 110 Nm, motore 1200, classico 1200 di Opel, che se lo sono portati avanti un millennio, 163 all'ora, velocità massima, faceva da 0 a 100 in 14 secondi. Però cioè... abbiamo perso il tartan all'interno, io non so cosa vero. Ne pensi tu, però con questo un po' più rivestimento, moderno, diciamo. Esattamente. Un po' più modernino, comunque la macchina era di fatto una macchina moderna, lo è tuttora, chiaramente con dimensioni, come dicevamo prima, che sono via via andate crescendo, ma qui comunque già si vedeva, diciamo, un accenno di modernità. Suonano sempre le GSI. Suona, tra l'altro l'ha messo anche la telecamerina per farsi bella questa ripresa, chissà cosa viene fuori. Detto questo, andiamo avanti, la corsa, questa è una C, giusto? Esattamente, la corsa C si differenzia proprio perché è caratteristica di tutta la serie per i fari, diciamo, allungati, in questo caso... Che sembrano un po' quelli della Meriva. Esattamente, diciamo anche l'allora costruttore italiano aveva in qualche modo tratteggiato il design delle proprie vetture con i fari a sviluppo verticale. Ma sì, perché l'appunto in effetti andava di moda il faro a sviluppo verticale. Comunque anche questa non era assolutamente brutta, ha cavalcato bene i tempi. Esattamente. Ha cavalcato bene le epoche ed in effetti è una macchina che tuttora comunque si vede che è vecchia, ma è una macchina che comunque ha il suo perché. Esatto. Dal punto di vista stilistico. Qua andiamo avanti, qui inizia la collaborazione stretta anche con Fiat, perché questa scocca qui mi ricorda quella della Punto, di fatto, la grande Punto aveva. C'erano delle collaborazioni in corso, sì. Aveva, ma poi di fatto... questa ricordiamoci Emiliano, la OPC, che tu sicuramente hai provato negli anni, la OPC 1600 turbo. Sì, 1600 non c'è turbo. Più il GSI, la versione sportiva diventa la OPC, Opel Performance Center. Fantastico, non se lo sono portati avanti per tanto, ma devo dire che da OPC sono venute fuori delle cose veramente fantastiche, come ad esempio l'Astra OPC, te la ricordi? E come no, l'Astra OPC andava come un satellite, era una cosa fuori di testa quando andava forte con la macchina. E invece qui appunto abbiamo la prima generazione
della Opel Corsa, diciamo, in collaborazione, perché poi era GM l'azienda, fondamentalmente GM collaborava con General Fiat Motors, sì. E quindi questa è la prima generazione di quella collaborazione, questa invece è già la seconda, perché era fondamentalmente un forte restyling di questo modello. 3 e 5 porte, entrambe avevano entrambe la caratteristica di poter essere configurate diversamente. Questa comunque è una linea anche tuttora molto moderna. Il giroporta è esattamente quello della Punto. Secondo me, se prendi questa porta e la metti sulla Punto, probabilmente ci va anche su. Forse qualche difficoltà l'abbiamo, però possiamo provarci. Però secondo me non andiamo tanto distante, sai. Detto questo, andiamo di là a vedere cosa c'è, Gaetano. Vieni un secondo. Sì, c'è da dire, Emiliano, che comunque i passaruota della corsa A non si imbattono. No, non comunque si battono. Quell'effetto rally. Auto da corsa. Auto da corsa. Era la piccola. Aveva il tettone integrale, passaruota da corsa. Piccolo del tono integrale, fantastico. Andiamo a vedere anche di qua cosa hanno di bello. C'è anche qualche modello normale, quindi possiamo vedere una normalissima corsa A dei primi. Bravissimo, qua anche qui abbiamo una bella carrellata. Le vedete, qua proprio sono rappresentate, direi, nella migliore delle maniere. Queste credo non te le fanno toccare. Corsa A, corsa B, corsa C, corsa D e corsa E. Di fatto adesso siamo alla corsa F. È la F che, come dicevi tu, è la prima generazione, diciamo, all'interno PSA del gruppo Stellantis. Ve la rifaccio. Eccolo qua, il passaruota. Qua è molto evidente in questa versione, perché in effetti quella che abbiamo visto dentro forse... Poi anche qui c'è un cerchio cattivo, vediamo comunque il... Che meraviglia! Posso dirti che è veramente figa questa? Ed è questo un modello base, questa oltretutto. Questa di fatto fighissima. Questo è un modello praticamente normale, non è assolutamente sportivo ed è una... questo è un restyling della Corsa, lo possiamo vedere dall'interno, la strumentazione, il blocco. Era già un restyling questo, vero? Perché è diversa questa rispetto a quella che abbiamo visto dentro, no, è chiusa purtroppo. Però come l'hanno sviluppata questa gamma nel corso della storia? Perché ti vedo preparato, diesel, tutte queste, come hanno affrontato le varie sfide tecnologiche? Beh, hanno cercato di coprire tutti, veramente tutti i segmenti, dal 1000 al 1200, che come ricordavi tu si sono portati avanti, sì, per moltissimo tempo. C'è stata anche una versione ovviamente diesel, ma devo dire che poi negli appassionati, diciamo prima, sempre tutti benza. Si ricordano le versioni più sportive. Niente, no, purtroppo sono chiuse, ma si vede che la strumentazione in questa cosa è molto più arrotondata. Qui siamo su un modello, diciamo, dei primi anni 90, quindi proprio siamo quasi al run out della Corsa, che è stata rivista nel blocco strumentazione nel cruscotto. Tra l'altro, Gaetano, tipicamente tedesco, questo un po' scimmiottava anche quello che faceva Volkswagen, aveva l'indicatore della benzina, anche Mercedes, l'indicatore delle luci, è posto vero, separato in alto a sinistra. Le Fiat solitamente invece ce l'avevano, si chiama devi luci, di fatto ce l'avevano integrato. Poi, anche se molti non ci fanno più caso, siamo talmente abituati a vedere degli specchietti e televisori fatti bene. Ricordiamoci che nasce negli anni 80 questa, uno specchio così. Sì. All'epoca lo faceva, è vero, lo facevano integrato i tuner così, praticamente. Sì, sì, è vero, è vero. Opel è sempre stata un po' tamarra nel design, però devo dire che in effetti Gaetano ha sottolineato un elemento molto importante, e tra l'altro la macchina aveva due specchietti, che non era una cosa così scontata all'epoca. Pensate solamente all'F40 monospecchio, anzi no, la F40, testa rossa, scusate, ho detto una stupidaggine, la testa rossa monospecchio, ma per dire anche la Mercedes di mio padre, mi ricordo che lo mise opzionale, e tra l'altro la Mercedes aveva quello di sinistra che era esattamente diciamo piccolo, rettangolare, mentre quello di destra era quadrato, quindi era simmetrico. Per coprire meglio gli spazi, gli angoli. Per coprire meglio gli spazi. Ecco, qui possiamo anche notare che nel restyling cambia, sì, leggermente la dimensione del faro anteriore, si rimpicciolisce, c'è questa barretta sotto in colore carrozzeria che un pochettino assottiglia il muso anteriore. La corsa B poi sostanzialmente era rimasta uguale, di là abbiamo visto la versione che abbiamo definito Millennium, questa invece è la primissima. Corsa la C. Corsa C, bello questo color prugna, davvero bello, molto, sì, particolare, molto e moderno. Sì. E poi abbiamo la corsa D, sempre, che anche questa l'abbiamo vista prima, e la corsa E, che vedete è esattamente un restyling dell'altro. Tra l'altro questa, non so se sia una vera OPC, potrebbe essere, perché l'allestimento estetico direi che la ricorda molto. Qua inizia ad avere anche le ruote bombardone da 18 pollici. Sì, abbiamo anche rifiniture in carbonio. Attenzione, perché ma potrebbe... no, lo è, vediamo anche i sedili, eccoli qui. Potrebbe essere la OPC, potrebbe essere, attenzione, ed in effetti, no, è una GSI. Gli ultimi tempi avevano riciclato il nome GSI, anche perché è sempre stata una sigla storica di chiusa pure questa, peccato, però è sempre stata una sigla storica di Opel per quanto riguarda le versioni high performance. Poi OPC se la sono inventata un po' dopo, e poi hanno ripreso GSI, che comunque, diciamo, fa parte della tradizione, nel solco della tradizione.
di Opel. Gaetano, vuoi che facciamo una conclusione finale, poi andiamo dentro la conferenza stampa, certo. Perché adesso iniziano a raccontarci i 40 anni di storia di questo incredibile modello, ma io ve l'ho raccontato attraverso Gaetano, che è uno dei massimi esperti dell'Opel Corsa. Questo va riconosciuto. In realtà, appunto, la Cabrio, come dicevamo prima, che era bellissima, ce n'erano anche in giro, era frutto di una operazione di tuning fondamentalmente. Sì, esattamente, la segavano, aggiungevano dei tubolari. Poi in realtà l'unica che hanno proposto per l'Opel è quella che hai fatto vedere in apertura di video, che è effettivamente la Spider o Speedster, se vogliamo, un monoposto, una vettura particolare che in realtà non ha trovato spazio. Ma scusami, ma allora l'Astra Cabrio che è venuta fuori successivamente, quella era fatta da Opel? La Kadett e l'Astra erano comunque quelle effettivamente costruite dalla Opel, ma su base Corsa non è mai esistita una Cabrio. Hai capito? Ufficiale. Ho capito. Chicco Lazzaretti cambiò appunto. Mitico Chicco Lazzaretti. Dopo lo metto su una versione così. Fu bocciato e papà gli regalò poi effettivamente una Kadett GSI Cabriolet. Comunque, grandissima esperienza Gaetano, grandissima esperienza, anche bellezza il fatto di poter toccare con mano l'evoluzione di un prodotto che si è evoluto per 40 anni e si vede poi passo passo. Certo, l'ultima versione in era Stellantis, questo lo dico io, non quello di Super, insomma è una cosa un po' diversa, ecco, c'è un saporino un po' diverso, anche perché c'è molta condivisione con le altre macchine del gruppo, però va anche detto che riescono ad arrivare in concessionaria delle macchine che comunque sono a benzina oppure sono anche elettriche. Questa è una cosa che appunto segna il passo della modernità che c'è sempre stato poi nel mondo di Opel Corsa e che la rende, mettiamola così, sempre un po' speciale. Grazie Gaetano. Grazie a te Emiliano. Fantastico, Gaetano Cesarano, money.it, seguitelo. Numero uno, tra l'altro, grandissima manetta, abbiamo fatto anche la gara della Clio, Clio Cup insieme. Grande manetta, grande appassionato e spero che anche grazie al racconto di Gaetano vi siate divertiti. Ciao e a presto. Ciao. Non potevo esimermi ovviamente dal provarne una di quelle che vi ho fatto vedere con Gaetano, ovvero chiudi, fantastico, grazie, la Corsa GSI di prima generazione, fantastica, è meravigliosa questa macchina, la adoro, 1.6 di cilindrata, 8 valvole, iniezione elettronica Bosch, fantastica, 100 cavalli a 5.600 giri, 132 Nm di coppia massima a 3.800 giri, tenete conto che faceva da 0 a 100 in 10 secondi, vi assicuro che era un tempo della miseria per l'epoca e in più toccava 190 km orari di velocità massima, quindi era veramente un gran mostriciattolo, anche perché pesava 820 kg, quindi era leggerissima e chiaramente aveva anche dimensioni compatte, perché parliamo comunque di un oggettino da 3,60 m, quindi è lungo poco più o poco meno, insomma più o meno come la 500 di attuale generazione, quindi fantastica, bellissima, non vedo l'ora di guidarla, adesso andiamo. E per la serie qui si muore da eroi, adesso vi porto a fare un giro. Che meraviglia, fantastica, oserei dire siamo ai limiti del meraviglioso, freno a mano, tech, bellissimo, strumentazione completamente analogica, appunto 6.500 giri di fondoscala come vi dicevo prima, 39.958 km, ma secondo me questa macchina ha fatto il giro almeno 16.000 volte del contachilometri, fondoscala 200 all'ora, ho tanti strumenti davanti a me, la temperatura dell'olio, la temperatura dell'acqua e il quantitativo di carburante, pochi tasti, i fari si accendono qui nella parte sinistra e poi chiaramente c'è anche il fendinebbia, il devio luce per le frecce e i tergicristalli, poco altro, non c'è quasi niente, ricorda un po' le Golf, ricorda un po' comunque le macchine che andavano di moda all'epoca per quanto riguarda gli interni. Ah, che meraviglia, oserei dire che siamo realmente al top con questo, mamma mia, mamma mia cosa va. Allora, un'acceleratina, mamma mia se gira sto motore, gira benissimo,
gira molto meglio, secondo me, in proporzione rispetto a un motore attuale. Mi vengono in mente i tre cilindri, che sono anche più potenti di questa, anzi c'è il 1200 tre cilindri sulla nuova generazione della Corsa che ha praticamente gli stessi cavalli. Vi assicuro che non gira così bene, soprattutto con una prontezza di risposta ai comandi che ha questa Opel Corsa GSI. Questo perché ovviamente la macchina non ha tutti gli elementi di omologazione che hanno le vetture di nuova fattura. Che meraviglia, bellissima, arriva a 100 km orari come un razzo, e poi il fatto anche chiaramente di essere quattro cilindri la rende decisamente più armonica nel prendere giri rispetto a un tre cilindri turbo, che ovviamente ha un suo sbilancio nel contesto della declinazione del motore, chiaramente nell'architettura del motore, e ovviamente anche nell'erogazione della potenza emergono alcuni dei limiti che sono tipici di quell'architettura. Però qui, ragazzi, quattro cilindri che spacca, un rumorino bellissimo, una capacità anche di essere coinvolgente dettata dal peso, dettata anche da questo cambietto che sì, è corsa lunga, ma in realtà non è assolutamente male. Le marce entrano ancora, devo dire, molto bene. È stata restaurata, secondo me, anche di recente questa macchina, e va veramente benissimo. Ci facciamo un altro paio di accelerazioni, bisogna stare attenti perché da queste parti sono bombardati anche di Velox, però meraviglioso, veramente una macchina bellissima. Sono quasi commosso dalla bellezza di questo oggetto, che appunto riesce ancora a distanza di tantissimi anni ad emozionarci. Questo è un 1989, quindi sono passati 33 anni da quel mitico 1989 in cui questa macchina veniva realizzata. Direi che quasi, direi un fine serie rispetto a quello che è poi stata la Corsa A, e poi abbiamo visto la Corsa B, sempre con le sue varianti GSI e con tutto quello che serve per farvi divertire. Sterzo abbastanza diretto, una macchina che dà l'idea così di essere precisina, dà l'idea di essere comunque un bel ferro da guidare, un bel ferro per divertirsi, e dà l'idea comunque di essere un prodotto che sì, era una bara volante per l'epoca, ma era anche qualcosa attorno alla quale si poteva assolutamente sognare, cosa che oggi invece i giovani purtroppo fanno fatica a fare, anche perché mancano i prodotti come questi. C'è poco da fare, questa è una macchina che è speciale sotto moltissimi punti di vista, ed il fatto di poterla guidare oggi, anche se a bassissime andature, però mi regala, mi fa riportare a quelle emozioni di quelle macchine che sono di quando ero bambino, perché questa macchina è nata che io avevo 12 anni e quando ero ragazzino e me la sognavo, vedevo quelli ragazzi più grandi di me che ce l'avevano e andavano pazzi per queste micro bombe che chiaramente io ho sempre sognato di guidare, e oggi finalmente me la ritrovo anch'io tra le mani, ed è veramente un oggetto meraviglia delle meraviglie. Bravi, bravissimi in Opel. Chiaramente oggi i tempi sono completamente cambiati rispetto a quelli che erano un tempo, le cose non sono più così semplici, così belle, così anche profumate di benzina. Sono delle cose un po' diverse, sono delle cose fatte di elettricità, sono delle cose fatte di una compatibilità ambientale diversa rispetto a questa, ma comunque chiaramente è cambiata anche il modo di muoversi, è cambiata la mobilità, sono cambiate tante cose rispetto ad un tempo in cui questi oggetti erano veramente la porta d'accesso per la libertà, ed oggi invece sono semplicemente delle scatole piene d'aria che ti portano da punto A a punto B il più velocemente possibile, ma senza tante scocciature o senza tanti sogni attorno appunto a quell'oggetto che oggi emoziona un pochino meno rispetto ad un tempo. Emoziona ancora, ci sono quelli che sono ancora in grado di emozionarsi davanti a una bella macchina, ma molto meno di un tempo, e soprattutto direi che il giovane di oggi è diverso rispetto a quello che era ai miei tempi. Non voglio essere boomer, ma è proprio una questione generazionale che ha i propri riferimenti. Grandissima, però il mio riferimento era anche questa Opel Corsa. Sto sognando veramente, mi sto medesimando in quella bellezza di quegli anni, e godo tantissimo, ma veramente tanto.